Cambia la geografia del pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano, dove è aperto la nuova ala che offre più ampi spazi per le attività e modifica l'accesso, sia pedonale che per gli automezzi. I pazienti accedono attraverso una porta automatica, direttamente nell'area del triage avanzato, luogo della presa in carico e diagnosi con la relativa attribuzione del codice colore in relazione alla gravità. I casi più impegnativi vengono trattati nella sala Barellati, una novità per il Renzetti e motivo di orgoglio per il direttore Antonio Caporrella, perché appannaggio solo di pochi ospedali di grandi dimensioni, che permette di accogliere fino a 5 urgenze in contemporanea. Il pronto soccorso di Lanciano registra 46.000 accessi all'anno, per un bacino di utenza di 150.000 abitanti, spiega il dottor Caporrella, in raccordo con i punti di primo intervento di Casoli a Tessa. Adesso c'è tutto per un DEA di primo livello, dice Caporrella, possiamo essere più performanti sui pazienti acuti. Questa apertura, diciamo che in un certo senso cambia la storia del pronto soccorso di Lanciano, nel senso che con un ingresso per acuti e poi un ingresso per gli altri codici verdi e bianchi, noi diminuiamo molto la confusione, la calca, le attese di un pronto soccorso e siamo più aderenti ai problemi dei pazienti più acuti. È un'apertura di una parte che poi si arricchirà nel proseguo di due sale di emergenza che fanno parte del progetto iniziale e che sono in via di definizione dal punto di vista architettonico sulla rampa vecchia dell'ospedale, come avete potuto vedere. In queste due sale, che sono una modernissima proprio per i codici rossi e l'altra è una piccola sala operatoria per gli interventi d'urgenza, sempre però facente parte del pronto soccorso. Da sottolineare anche il miglioramento tecnologico acquisito con i monitor della telemedicina con cui avere diagnosi e seguire pazienti a distanza. Quindi siamo, diciamo, tecnologicamente avanzati, trasmettiamo le TAC in neurochirurgia, quindi la telemedicina oggi è un capitolo molto importante.